Ancora una brutta prestazione contestata dai tifosi a fine gara, condanna il Chieti alla sconfitta, l'ennesima tra le mura amiche con l'Angelini, che resta sempre di più un tabù per aquilanti e soci. Al Notaresco invece bastano 10 minuti di inizio gara per mettere in cascina i 3 punti. Lucarelli conferma in blocco l'11 che 7 giorni fa è uscito indenne dalla sfida contro la San Benedettese. Torna a disposizione Fabrizi, ma il tecnico neroverde preferisce non rischiarlo dall'inizio. Sul fronte opposto torna tra i pali Sciba, vanno in panchina gli altri due recuperati, Bruno e Pampano, mentre Speranza accusa un problema muscolare nelle ultime ore, al suo posto c'è Lopez. Nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna, il Notaresco passa già a condurre. Palla persa dai neroverdi sull'out di destra, Scimia ne approfitta e mette dentro, trovando l'incertezza di Fusco. Maio da quelle parti una sentenza e con freddezza mette in fondo al sacco. Grande gioia per l'attaccante che raggiunge quota 7 reti in campionato. Il Chieti nei primi 10 minuti non riesce mai ad avvicinarsi dalle parti di Sciba. Allora gli ospiti approfittano dell'approccio negativo dei neroverdi e trovano il raddoppio al 12esimo. Calcio di punizione perfetto di Valenti, che azzecca la traiettoria e trafigge l'incrocio dei pali. Fusco, quinta rete stagionale per lui. Notte fonda per i padroni di casa, che hanno un sussulto prima del 20esimo. Duettano bene al limite dell'area di rigore a Cammado e Rodia, con quest'ultimo liberato davanti a Sciba, ma che incredibilmente mette fuori. Rumoreggia l'Angelini, che si arrabbia tantissimo qualche minuto più tardi, quando Aquilanti perde la sfera e apre un'autostrada per Maio, che riesce ad eludere l'intervento di Fusco, ma poi è costretto a tornare all'indietro ed appoggiare al neoentrato Massetti, il quale però trova la deviazione della difesa. Chieti in evidente difficoltà ha l'occasione per riaprire l'incontro sul tramonto del primo tempo. Errore in uscita del Notaresco, che spiana la strada alla ripartenza neroverde con la sfera che arriva sul secondo palo, dove l'ha postato Di Mino, spara addosso a Sciba. Il pallone arriva al limite dell'area, ma la conclusione precisa di Mariani fa solo la barba al palo. Lucarelli prova a cambiare qualcosa inserendo Meli al posto di Verna, ammonito, e l'inizio di ripresa vede in campo un Chieti di tutt'altra caratura, che si rende pericoloso al 10° minuto. Pallone messo dentro con i giri giusti da Pietrantonio, su cui Fabrizi, neoentrato, arriva con qualche pizzico di ritardo. Notaresco in campo con atteggiamento rinunciatario rischia di subire gol al 15° minuto, quando Accammado al centro dell'area di rigore si esibisce in una bella rovesciata che però termina fuori. Spingono i padroni di casa, i quali protestano con il direttore di gara quando Ventola va giù in area di rigore, ma Balducci di Empoli ad ampi gesti dice che si può proseguire. Il Chieti in avanti apre praterie per il Notaresco, ed è proprio in una di queste che ci si butta Valenti, bravo a premiare l'inserimento di Massetti, che trova la risposta a terra di Fusco a dirgli di no, poi l'azione viene interrotta per fuorigioco. Il Chieti meriterebbe la rete, ma è ancora sfortunata quando Fabrizi, con una bella deviazione volante, chiama agli straordinari Sciba, che chiude a doppia mandata la porta di dicendo do ad una conclusione ravvicinata scaturita da azione d'angolo. Prima del finale, da segnalare l'espulsione per doppio giallo ad Accammado, che fa scendere i titoli di coda su una prestazione ancora scadente del Chieti, che al 45esimo esce tra i fischi dei tifosi della curva Volpi. Nel dopogare Trevisan a confermare la fiducia nel tecnico Lucarelli ed un ritorno imminente sul mercato. 3 punti fondamentali invece per il Notaresco, che torna alla vittoria e conferma l'ottimo trend in trasferta. Era fondamentale mettere in discesa subito la gara, anche in vista dei prossimi impegni. Si parte subito mercoledì con il recupero. Ma era fondamentale oggi partire alla grande, fare come l'avevamo preparato, volevamo andare subito in vantaggio. E abbiamo fatto il primo gol, se non un grandissimo gol, proprio un'azione bellissima. E poi dovevamo essere bravi e cinici, più cattivi sul 3-0, perché finisce 3-0 al primo tempo, la partita è finita. E poi abbiamo mantenuto bene tutto il secondo tempo, non prendendo il 2-1, perché poi quando prendi il 2-1 la partita si può riaprire e può diventare difficile. Quindi ai ragazzi gli ho fatto i complimenti, perché noi sappiamo da che percorso veniamo negli ultimi 20 giorni. Abbiamo giocato in Coppa Italia, abbiamo giocato domenica in grossa difficoltà, e oggi è una vittoria di vitale importanza, perché aiuta molto la testa. Sono decisive tutte le partite, perché l'anno scorso noi abbiamo lottato solo con il campo basso tutto il campionato ed è stata una lotta veramente molto dura. Quest'anno non è solo il campo basso, ci sono 5-6 squadre forti secondo me in questo campionato, anche quelle che stanno sotto, Fano e San Benedettese, quindi ci saranno tante battute d'arresto, i punti si divideranno in maniera diversa, pensando che l'anno scorso abbiamo fatto 70 punti tutte e due, campo basso e noi. Quest'anno non sarà così, credo, quindi diventa importante ogni partita vincere, perché chi vince più partite arriva alla fine in fondo e si può giocare questo campionato. Adesso bisogna stare attaccati lì davanti,
e poi il girone di ritorno è tutta un'altra storia, perché c'è il mercato, ci saranno tante squadre che cambieranno, tante squadre che si prenderanno giocatori importanti, ci saranno tante squadre che magari pensano magari a salvarsi e quindi leveranno qualche giocatore. È un campionato tutto diverso, quindi dall'esperienza che ho in questo campionato ogni partita è fondamentale, non è che le prossime di recupero. Bisogna vincere più partite possibili perché ripeto, come ho detto da tanto tempo, questo è un campionato che purtroppo vince solo la prima. Chi fa i playoff è bello farli, tutto bello, ma ti dà niente, e quindi vince la prima, e quindi chi vince più partite vince il campionato. Presidente Trevisan, Lucarelli non parlerà nel post gara, è la società a metterci la faccia, che cosa si sente di dire? Ma niente, mi sento di chiedere scusi innanzitutto a tutti i tifosi del Chieti, perché è chiaro che la prestazione di quest'oggi è una prestazione dove non ha soddisfatto la società e non ha chiaramente soddisfatto neanche il pubblico, e quindi in questo momento, secondo me, per come stanno andando le cose, io credo che vada solo chiesta scusa, non c'è altro. L'unica cosa è chiedere scusa, metterci il massimo impegno per venire fuori da questa situazione, e con calma siamo confidenti che la risolveremo. Presidente, quindi la posizione di Lucarelli? Non è in discussione. La posizione di Lucarelli non è in discussione, Lucarelli ha degli obiettivi, e purtroppo oggi c'è stato questo incidente di percorso che ci può stare lungo un campionato, deve lavorare tranquillamente, serenamente, e siamo convinti che poi la situazione possa in qualche maniera essere risolta. Tra qualche giorno riaprirà il mercato, cosa farà il Chieti? Arriverà questo bomber oppure ci saranno anche altri interventi in altri reparti? Allora, guardate, noi col presidente Mergiotti eravamo convinti che le due prestazioni fatte in trasferta potessero in qualche maniera rappresentare un momento di riequilibrio della squadra. Oggi c'è stato un grosso passo indietro, domani sera avremo una riunione insieme al presidente Mergiotti, insieme al direttore Paciarelli e al mister, per capire insomma dove poter intervenire nella squadra. Io penso che in questo momento sia una questione soprattutto mentale, cioè nel senso che la squadra sta soffrendo molto come insomma stanno andando le cose all'Angelini, fuori gioca è più serena, riesce insomma anche a essere più equilibrata rispetto a quello che abbiamo visto anche oggi, perché tanto non è che è una prestazione indifendibile quella di oggi, quindi non c'è poco da dire. Guardando la fine di questa giornata, la San Benedettese perde con il Matese, Chieti perde con il Notaresco, domenica Chieti e San Benedettese forse hanno dato il massimo, ma hanno confermato la loro mediocrità. Sei d'accordo? Questo, diciamo, queste cose sono d'accordo. Purtroppo le scopriamo strada facendo, no? E quindi è un discorso che era già stato fatto tre settimane fa. No, guarda, no, ti sono sincero. Già tre settimane fa, rivedendo un po' le statistiche dei punti e di come avevamo giocato le partite, c'era stata una discussione col mister, col direttore, insieme al presidente, per capire quelli che erano i valori attuali del campionato. È chiaro che guardando i risultati sembra emergere una netta divisione tra un gruppo di squadre decisamente ben attrezzate e un gruppo di squadre che stanno soffrendo, e siccome noi siamo in questa seconda parte, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Ai tifosi mi sento di dire che, diciamo, l'ho detto prima, chiedo scusa, adesso non è il momento delle chiacchiere, adesso è il momento dei fatti. Ha confermato Lucarelli, l'ha detto poco fa, ma è una fiducia a tempo? Ma guardi, la fiducia dell'allenatore, l'allenatore è la figura chiave nello svolgimento di un campionato. Noi siamo partiti con questo progetto, prima di tutto abbiamo il dovere di capire se riusciamo a risolvere i problemi con queste persone. Quindi la fiducia, secondo me la fiducia è sempre a tempo per tutto lo staff della società, però l'obiettivo chiaramente in questo momento non è quello di andare a rompere gli equilibri che si sono creati, ma cercare di migliorare la situazione rispetto a quella che è attualmente.